io resto di stucco. Ma tu gli consiglieresti a sentire, di dire, perdonami, sì, a sentire alcune dichiarazioni di tifosi dell'Inter, l'ultimo il ministro La Russa. La Russa ieri, ma davvero loro sentono quel cosiddetto 14° scudetto di merda e di cartone? Lo sentono come uno scudetto di cui vantarsi? Quando entrano in sede, il fetore di quello scudetto non lo sentono? Non entriamo in questa cosa, l'abbiamo messo assegnato a tavolino, ambasciatore, non porta bene. Godetevi il trionfo, no? Cordoba, lei è un grande campione, non posso pensare che senta suo il 14°. Assolutamente sì, perché siamo arrivati al terzo posto con tutta l'onestà che si deve giocare. A 15 punti. A 15 punti. E il giudice sportivo ha detto che non eravate affatto gli onesti, ma che era prescritto il reato. Lo dice la giustizia e per me conta quello. Basta. Appunto, la giustizia ha detto questo, che era prescritto il reato. Lo scudetto ce l'ho a casa, bello, e me lo tengo stretto. Beh, se lei si accontenta di uno scudetto di merda e di cartone, io che ci posso fare? No. Sette anni c'è qualche inchiesta dove pensa di aver sbagliato, dove si poteva fare di più? Sì, si poteva fare di più in Mogiopoli. E tant'è vero che noi come Corte federale abbiamo limitato la sanzione alla Juventus, non revocando un titolo di campione d'Italia, non ricordo se quale fosse, perché non c'erano elementi sufficienti, infatti quell'aspetto era stato tralasciato. Poi il commissario straordinario della federazione in quel periodo aveva nominato un gruppo di amici suoi, uno dei quali era anche era stato nel consiglio di amministrazione dell'Inter, è stato revocato alla Juventus e assegnato all'Inter. Quello è stato un errore gravissimo a mio avviso. Ecco qua, insomma, parole importanti, parole pesanti come un macigno, oserei dire io, che per carità, per l'amor di Dio, nulla tolgono a quelle che sono le convinzioni di noi juventini sul fatto che nell'estate dell'Annus Domini 2006 fu perpetrata una vera e propria farsa nei confronti della Juventus per quanto concerne ovviamente lo scandalo, il processo di Calciopoli, ma le parole di Porceddu vanno oltre, perché lui appunto dice, non essendo appunto l'ultimo pirla, perché parliamo di un uomo che ha dedicato la sua vita alla giustizia sportiva, ha ricoperto ruoli importanti nell'ufficio indagini e quello di, leggo, sto leggendo, quello di procuratore federale dal 98 al 2001, oggi è vicepresidente della Corte d'Appello federale. La Corte federale aveva limitato la sanzione alla Juventus, non revocando lo scudetto 2005-2006, perché le indagini si riferiscono al campionato 2004-2005, quel campionato lì è stato tolto alla Juve e non è stato assegnato a nessun club. La Corte federale non ravvisò elementi sufficienti per togliere lo scudetto alla Juve, invece con l'avvento dell'Argonauta, il commissario straordinario di quel periodo, ovvero Guido Rossi, dice, senza tanti giri di parole, Porceddu dice, nominando un gruppo di suoi amici, uno dei quali era stato anche nel consiglio di amministrazione dell'Inter, revocarono lo scudetto alla Juve e lo assegnarono all'Inter, e Porceddu parla di errore gravissimo.
Poi qui ecco, appunto sto leggendo l'articolo di Guido Vaciago. Guido Rossi, prima di assumere l'incarico di commissario speciale della FIGC, aveva fatto parte del consiglio d'amministrazione dell'Inter, di cui è sempre stato tifoso. Ecco, poi lui chiaramente parla anche per quanto concerne i passaporti, insomma. Tanto l'Inter fu salvata dalla prescrizione, queste sono cose che noi tutti sappiamo. Io quello su cui voglio oggi porre l'accento, la mia personale considerazione, è che queste parole pesanti come un macigno avrebbero dovuto produrre un effetto domino, quantomeno portare Tavecchio a dare qualche spiegazione, no? Su questa, a dire la sua, buttarla lì, dare il suo personale pensiero su queste che sono parole pesanti, parole molto importanti, no? Che nulla tolgono, ripeto, a quelle che sono le convinzioni di noi juventini sul fatto che quella fu una farsa. Parole che sono passate sotto traccia, perché tolto tutto sport, negli altri maggiori, diciamo, quotidiani sportivi italiani non v'è nessuna traccia di questa notizia che riporta l'Unione Sarda, e che secondo me è uno scoop clamoroso, una notizia bomba. Ecco, al pari dei titoloni, no, che vedemmo in quell'estate del 2006, questa roba qua, ecco, tolto tutto sport, non ne fa menzione, ovviamente, nessuno. Perché? Perché siamo in Italia, viva l'Italia. Io ho aperto questo video con le parole di Mughini, credo che sia doveroso chiuderlo sempre con le parole di Mughini, che riporta l'unica verità incontrovertibile, ovvero che quella Juventus vinceva perché era la squadra più forte. Bene, io vi saluto, ai prossimi appuntamenti, perché la Champions League incombe. Ciao a tutti e fino alla fine, forza Juve. Hanno restituiti anche gli scudetti alla Juve? E questo è un argomento, io penso che quegli scudetti siano incastonati nella storia e nella maglia della Juventus. Quei due campionati sono stati stravinti sul campo da giocatori 8 su 11 dei quali erano nella finale di campionato del mondo. Gli altri due che non c'erano si chiamavano Nedved e Ibrahimovic.